Buonasera. Dipende, buonasera. Buonasera, Sweet. Non mettere davanti. Buonasera, signorina Sweet. Che tra le altre cose c'è. Ma anche quella lì, io vorrei sapere. Mi fa ridere perché quando arriviamo a una certa età, il nostro cervello, non so per quale motivo, cancella tutto ciò che eravamo prima. Non so perché fa. Non c'è mai stato. E noi, quando avevamo la loro età, sicuramente non eravamo così. Poi se ti vai un attimino a sforzare, ricordi, fai. Forse sì, eravamo uguali. Forse che... Infatti, anche... Allora, a un ragazzino, secondo te, di 14 anni, cosa succede se gli vieti di fare qualcosa? Lo fa. Esatto, quindi c'è gente venuta... L'idea di fa, perché il problema adesso sono gli smartphone e social, allora fino a 14 anni non puoi avere uno smartphone e fino a 16 non puoi entrare nei social. A parte il fatto che già quando a 14 gli darai lo smartphone, la prima cosa che fa è trovare 450 gabole per entrare nei social. Poi soprattutto, raga, allora, se qualcuno studiasse, e lo so che... E mi fa male perché poi fa male la testa, cioè cominciate a fare quelle cose, cominciate a sentire qui dentro qualcosa che si muove, che possono essere idee. Ho scoperto perché all'inizio ho letto ho scopato dopo 34 milioni di dollari. Io ti potrei dire bravissima, poi c'è la vagina d'oro, complimenti Sweet, sappilo che non vi posso permettere te, quindi siamo a posto. Esisteva il bonus slot per le munizioni e zaino da comprare, e quindi lei c'aveva ancora le munizioni, cose... Sweet, vedi perché devi seguire le nostre serie, perché l'avresti saputo se seguivi le nostre serie. E tra l'altro ti va di culo perché in Borderlands 3 è l'unico che c'ha bisogno solo di soldi. Sì, mentre nel 2 c'è tutto il sistema dell'Iridium. Mentre nel primo... nel primo no, direttamente c'era... No, nel primo sempre soldi. Perché c'era le slot, era la quest con i claptrap, mentre quell'altro era semplicemente con soldi. Allora, comunque, andiamo a vedere le... No, il gatto è morto davvero. Non ho idea, è qualcosa referente al gatto di Schrödinger, che è impossibile questa cosa qui, non potete finirla. Mi sono tutto bene, senza posizione. Beh, dai, mi sono raccontato prendo. Non è a livello 62. Hai fatto l'Andreata. Quello fa massi salti in questo gioco. Sweet, hai appena fatto l'Andreata. Ti ho infettato. Te ne sei appena reso conto che hai fatto l'Andreata? Sì, io l'avrei messa tipo a 2000. Ma come? Allora. Non l'hai già prenotata, Sweet? Cioè. Allora, andiamo a vedere. Ma se queste qui le metto insieme? Meno semplicemente clicco una cartella e ci metto... No, perché magari alcune volte vuoi solamente... cattura schermo... No, ma a parte che di solito quando si fa il cattura schermo si fanno sempre tutte e due insieme. Però vabbè. Allora, Astrobot è la grande saga. Ecco come nasce la nuova mascotte PlayStation. A buco di culo. Raga. Allora, perché... due, per essere sicuro, si sa mai che uno mi arrivi prima della PlayStation 7. Esatto. Comunque, dicevo, raga, la nuova mascotte che potrebbe essere denunciata per plagio sia da Pixar, perché è uguale a Eve, sia anche dalla casa produttrice che ha fatto i robottini, quello è uguale a quello. Sì. Quindi... Bene, PS5 Pro, un errore di comunicazione. No, l'hanno comunicato benissimo. Infatti, allora, le cose saranno due. O sperano nei fan che glielo comprano a prescindere, ma quando noteranno che ci sarà un leggero piccolo calo di prenotazioni, perché Mirko sì, sta già impazzando internet, sotto questo punto lì stanno arrivando tipo una marea di insulti a Sony, e Sony si sa che ultimamente è abbastanza incline a sfruttarli, o ci sarà un magico taglio di prezzo. Anche perché, raga,
PlayStation 4 Pro quando uscì, e poi chiamarla Pro era sempre un po'. Cosa che ha già fatto? Ha già fatto record di prenotazioni. Non ne sono molto sicuro di questo. Italiano. Sì, che infatti. Cioè, le differenze. Quali differenze? Tears of Kingdom, Zelda Tears of Kingdom sembra un gioco per Switch 2 con la mod 4K Ray Tracing. E poi è la stessa cosa che fecero con Breath of the Wild. Vediamo questa mod 4K con Ray Tracing. E tra le altre cose non potete vedere. A parte che YouTube la voglio vedere almeno 4K, a parte che quella è 8K. E la Madonna. Tipo, io li voglio bene. Però se tanto non sistemi le texture è un po' inutile. Sì, hai messo la mod 4K. Peccato che così fai notare ancora di più il sistema che aveva utilizzato Nintendo per come si chiama? Alleggerire tutto. Infatti guardate come è una completa merda l'ambientazione e le ombre. Bello il ray tracing e il 4K su texture a 480. Infatti, ecco, infatti questa in realtà la fece meglio allora chi fece Breath of the Wild, perché ritoccò completamente a mano anche tutte le texture. No, ma poi ripeto, allora lo puoi fare su un gioco che è tipo puoi farlo su Genshin Impact, su un gioco di quel genere lì, puoi farlo su Ni No Kuni, dove puoi farlo su un Borderland. Sì. Non lo puoi fare su qualcosa. Guardiamo questo gioco dai produttori di cosa, Desert Online? Black Desert Online. Questo dovrebbe essere un open world, quindi solo action, non è un MMO. Anche quello qua è una cosa strana, partire con MMO e poi fare un... Allora, la Switch è obsoleta? Sì. Allora, la grafica è l'ombra di Mordor. Sì. È letteralmente l'ombra di Mordor. Che detto tutto sommato, parlando anche con Ben oggi... Non mi dispiace comunque. Allora, l'ombra di Mordor, a me... Allora, lasciate perdere la cagata di tutta la pippata che sono fatti. Anzi, tra i due, preferisco molto di più l'ombra di Mordor che l'ombra della guerra è... Menarli, eliminerei. Sono andato a rovinare il what if che avevi fatto nel primo, ma vabbè. Devo essere sincero: l'ombra della guerra, cioè l'ombra di Mordor, era fottutamente soddisfacente. Banalmente, questo non è comunque. È un action alla Assassin's Creed. Sì, è un action perché non c'ha il free flow. Io non so perché è stato odiato il free flow, per me era tra le cose più belle mai create nel gaming, ed è stato completamente poi schifo. Ora tutti si schifano appena fanno oh no, c'è il free flow. Raga, ma il free flow è stato l'unica vera ventata nel mondo di action in 40 anni. Io non ho ancora capito perché a tutti ora li fa cagare il free flow. Devo capirla questa cosa. PlayStation 5 Pro, il lettore disco va a Ruben negli USA. Ragazzi, giusto, Smith, ma che quando va a ruba una console, però va a ruba il lettore di dischi. Sì, infatti, non la Pro, perché può essere messo a parte, non è una bank sulla 4 normale. Ho capito, però. Io non so se spenderci. Allora, io a me, perché proprio ora me non me ne frega un cazzo. L'ho guardato, è un po' un God of War con la skin di Warhammer. Allora, per gli amanti della serie di Warhammer, hanno detto che da un punto di vista di storia e cazzate varie è molto figo, molto bello. E chi è semplicemente videogiocatore ha detto che vabbè, è un gioco abbastanza mediocre, nel senso un gioco da 6. Fermi tutti. L'elenco dei primi giochi è Enchanted. Vabbè, vai direttamente, presto pubblicheremo un aggiornamento per tutte le piattaforme, migliorerà. Allora, nel messaggio condiviso su social da Capcom, gli sviluppatori di Dragon's Dogma 2 ci informano che presto pubblicheremo un aggiornamento per tutte le piattaforme che migliorerà ulteriormente la gestione delle risorse di sistema legate all'utilizzo della CPU. Sì. L'update ruterà gli arresti anomali e apporterà ulteriori modifiche. Basta. Oh, ok.
Il grande update di conseguenza dovrebbe risolvere i problemi di prestazione di framerate, che è quello che è tutto il che poi ragazzi framerate, i problemi ve lo ricordate tutti, l'abbiamo portato in live, era solo quando entravi nelle città grosse, cioè nemmeno nelle città, nella città, perché anche quando arrivi in quella delle sabbie non hai quel problema, se ti ricordi. No, solo in quella lì, che poi è il Gran Soren 2.0. Era solo lì il problema, perché poi noi se nell'open world quel gioco dire che era granitico in culo e volerli bene. Qualcuno ha scritto sotto qualcosa? Qualche commento? No, ma io ho il Dragon's Dogma, ma mai me lo ricordo solo io. Sono contento però che possono fare qualcosa per migliorare. Ah, quello sì. Luca Comics, non me ne frega niente. Riot. Vabbè sì, come al solito, cosplay di Riot. Non ce ne frega niente. Dragon Ball hanno rotto il cazzo con i videogiochi di Dragon Ball. Allora, l'unico modo che potete avere a me in questo momento per ricomprare Dragon Ball è se mi fate un cazzo di action GDR su tutta la prima serie fino al Grande Mago Piccolo. In quel caso ve lo compro. Perché quello è Dragon Ball. Lo Z ha rotto il cazzo. Anzi, per me personalmente, per quanto mi sia divertito da ragazzino, è sempre stata la parte che mi ha sempre reso più noiosa. Ho sempre preferito riniziare a leggere da zero, che quando arriva allo Z di solito lo leggo due o tre pezzi e poi lo cago lì. Perché lo sapesse, il finale per me canonico di Dragon Ball, poi il resto è venuto dopo perché ha fatto successo, per me il finale di Dragon Ball è nel momento in cui Goku sconfisce il grande mago piccolo al terzo torneo Tenkaichi, diventando per la prima volta il campione, prende Chichi e diventa uomo. Fine. Finisce lì Dragon Ball. Finisce la storia perché il viaggio a Oriente è concluso. A Occidente è concluso. E lui è quello di Gotham. Sì. No, di Gotham, quello del film l'ultimo di Batman. Batman. Si chiama Batman. Sì, che si chiama The Batman. Sì. Sport vanno un po' a fanculo. Dove sono specifiche tecniche? Non ce ne frega un cazzo. Il boss finale di Elder 3 è più facile. Non l'avrei. Come al solito, tanto... Allora, dove sono i fan? Non la state scaricando la patch, vero? Perché sennò è troppo facile. Resident Evil 4, questo è un bellissimo remake, mi è piaciuto tantissimo. Sì, purtroppo Switch sì, è normale. Cioè, come in Italia FIFA ormai è l'unico gioco di calcio, anche se ce ne sono alcuni. Switch, c'è già la gente che sta rompendo coglioni perché in alcune cose c'è più roba e in altre meno. Fai conto che quest'anno dovrebbe uscire verso dicembre un gioco gratuito di sport. Sì, ma tanto la gente comprerà FIFA. Come comprerà FIFA, infatti. Se deve è morto pure lui insieme a Concord, cosa ti aspetti? A parte che questa cosa ti aspettavi di Ubisoft? Kyrell, Palward. Sì, ma anche Palward ha senso farlo uscire la su PlayStation 5. È morto. Assassin's Creed, i migliori giochi in offerta, però guardiamo quali sono i migliori giochi in offerta. Se c'è solo uno in offerta, però migliori giochi in offerta, infatti migliori giochi, quindi i migliori giochi della serie Assassin's Creed, perché se te mi metti Assassin's Creed i migliori giochi della serie Assassin's Creed giocato e mollato dopo un paio di partite era fatto col culo, ma no. Quindi se tra i migliori giochi già vado giù e ci vedo solo Valhalla, non avete capito un cazzo. Valhalla per me è il peggior Assassin's Creed mai creato. Mirage. Valhalla Origin, l'unico decente è questo. Questa è una merda. Questa è veramente una... È la peggior remastered mai fatta. Già Assassin's Creed 3 era un bug che girava intorno a un gioco, la remastered l'ha resa ancora più buggato. Vivere un'avventura con questi non ce ne frega un cazzo. IA non ce ne frega un cazzo. Lorcana non ce ne frega un cazzo.
cosa è andato realmente, cosa dovete pensare, cosa è andato realmente storto, che hanno detto che è stata una merda. La nuova console che aumenterà del 10% le prestazioni di quello di prima, ve la faremo Digital Foundry. Infatti so già che la smonterà la PlayStation. Nintendo aveva nei piani un successore 3DS, poi l'ha cancellato. Sì, il Switch fa la stessa cosa che fa quello, ma al prezzo di una sola console, quindi c'ha sia il portatile sia la casalinga con un'unica manovra di marketing. Come risparmiare soldi ma poter accontentare tutte le utenze. Che impara. Stellar Blade, non so se riuscirei. Per me è la brutta copia. È morto del tutto. Sony lo fa sparire dagli account PlayStation degli utenti. Io penso che per una software house questo sia lo smacco più grosso che puoi avere in un curriculum. Cioè, tu pensi di essere game director di questo, vuoi cambiare lavoro e fai ok, quale sono cosa hai fatto? Sono stato game director di Concord, un altro. Cioè, praticamente quelli che hanno lavorato qui dentro, grosso, cioè i capi, perché quelli sotto alla fine faccio quello. I capi, i game director, penso si siano letteralmente bruciati la carriera. Anche se in realtà che nell'industria li può capire, perché bruciati fino a un certo punto, perché se no questa cosa dovremmo farla anche per Rocksteady, però lì non ci casta Rocksteady, è stato gente più in alto che ha fatto la gran cagata apocalittica. Raga, e si ritorna, raga, ma la PlayStation 5 Pro è una merdata. Paradossalmente a questo punto, se non la fanno calare davvero di prezzo, neanche la compriamo nemmeno noi. A questo punto mi prendo, per gli ultimi anni di vita, mi prendo la Slim. Sicuramente ce la tirano dietro, perché c'è questo e proprio può andare a fanculo la Pro. IM è auditore da Firenze. No, non fa proprio così. Quando aprono i preordini, perché qualcuno ve la preordina, massimo che la possono avere preordinata adesso sono tutti gli, come si chiamano, gli scalper, sì. Bagarini. Ah, ok, è vero, ora è uscita la versione quella standard, che è tutti a dire è una brutta manovra, raga. E ha bisogno di utenza nuova Microsoft. Com'è che se questa, che a me è una cosa che mi fa sempre ridere tanto, com'è se queste maialate le fa Sony, gliele passate, le fa Nintendo o le fa Microsoft? Oddio, guarda là che manovra di merda, siete gli sgoccioli, state morendo, avete bisogno di vaini. E anche Sony. Sony, vi ricordo che è quello che vi dà un PlayStation Plus a tre fasce con un cazzo di niente dentro. Tra pochino è più conveniente farsi Nintendo Online. Quindi, di che cazzo stiamo parlando? Concord è già stato utilizzato come prodotto di paragone dell'università di design per come non fare modelli. Soprattutto è perché, se non ricordo male, è stato anche devastato perché è un gigantesco, enorme manifesto walk fatto a budiulo. Come al solito. Io non so perché, ma io ogni volta che vedo questo mi ricordi te? Siete incazzatissimo. PlayStation 4 Pro include un gioco gratis? Ah, Svite, è vero, lei visse le immagini di Vanguard? No. Forse non so se a lei gli piace Dragon Age. Vanguard avrà una feature presa in prestito da Mass Effect. Avrà una modalità foto, e questa è la cosa. Wow. Cioè, tu mi hai fatto un titolo per dirmi che ci sarà la modalità. Cioè, un modo di segnala. No. No, hanno completamente distrutto per l'ennesima volta Dragon Age. Ma non me ne frega un cazzo di cosplay. Ok, fine. No, l'hanno completamente distrutto. Ti ricordi perché venne distrutto Dragon Age 2?
e perché cercano di ricorrere leggermente ai ripari con Inquisition, perché Dragon Age 2 era stato trasformato in un fottuto e inutile inutile come si chiama, action, completamente action, e hanno capito così tanto la lezione che hanno fatto Vanguard, che è letteralmente solo action. Proprio bravi, bravo, bravo. Oh, ma soprattutto, come disse il saggio, rippa 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 rippa. Non sto urlando, fa male la testa. Ah, aspettiamo che entri lo scrot puro lento. Secondo me, Switch, se ti avanza tempo e un po' di dinero, potresti recuperarti anche il 2. Il primo no, perché è troppo vecchio, ma secondo me il 2 potrebbe rimanerti nel cuoricino di Toscalusa. Il nemico rilevato, oh, fammi entrare. Ma già, devo aspettare che arrivi il cetriolo qui, perché comunque sei già entrato quantomeno. E già anche il vestito, vabbè. Ok. Ah già, qui bisogna ricordarci le riviste, giusto? Ah, queste te le riordi, eh? Ma si tratta di sporcellate, eh? Mio fratello maniaco. Devo ancora platinare il 3. Ma poi 2 l'avete giocato all'epoca. L'abbiamo giocato 20 milioni di volte all'epoca, Sweet. Cioè, se ti ricordi, abbiamo iniziato col 2, che ce l'ha fatto conoscere Stallone da culo. E ti sei dimenticata Stallone da culo? Noi Borderlands l'abbiamo conosciuto tramite il 2, che ce lo che ci mi obbligò Stallone da culo a giocarlo. E devo essere sincero che lo ringrazio, perché è uno di quei giochi che ormai ristalliamo periodicamente quando abbiamo voglia di divertirci. La prima volta che la nostra moderatrice ha avuto il cuore infranto. Che ancora non capisco del perché se ne sia andato. Cioè, che ancora oggi non capisco. Questi qui dietro di te. Mirko, io cerco di salvarti, ma se mi fai morire è un po' complicato. Me le ammazzi prima che le ammazzo io. Ancora. Ho cambiato d'orario, ora sono alla Tannis. Non è vero, senza volerlo. L'hai sempre voluto tu essere la Tannis. Anche perché è lo schifo sociale tanto quanto lei. Effettivamente la Tannis paradossalmente è il personaggio che ti rappresenta di più in Borderlands. Però davvero... ogni tanto ci ripenso con Mirko, mi viene così da pensarci, che ancora oggi e Mirko non capiamo perché stanno dal culo se n'è andato. Ma senza di niente, cioè, no, ma se ti ricordi, oh, senza di niente lascio il gruppo Telegram così e torci tutto. Se ne andò via, così a caso, senza di una sega. Infatti Mirko ci guardò, ma non... si è fatto qualcosa? Vabbè, ovviamente la prima cosa che gli è venuto da dire, Andrea, ma gli hai detto qualcosa? Ovviamente era sempre colpa mia. E che c'è altre probabilità, ma
rimarrà sempre un mistero. E poi, se non ricordo male, neanche tu lo sai, Sweet. E mi pare, se non ricordo male, te l'hai ridomandato anche tu del... Perché se n'è andato? Allora, e poi ritirene, ok. Ah, infatti... Infatti ci si rimase tutti di merda, perché il giorno prima si chiacchierava tranquillamente. Allora, questo è il tipo della... Allora, non abbiamo gettato il gatto sulla tastiera, ma è una citazione a questo, che i fan capiranno il titolo. Pulire panzone il censorbot. Ogni comportamento osceno deve essere fermato. Un deviante conosciuto come P3RV è in possesso di materiale sessualmente esplicito. Distruggilo per la moralità. Non hai completato la missione. Ciò allora, intanto fammi rimettere qui. Adoro le sirene. Là. Adoro tanto le sirene. Anche nel 3. Anche se però poi l'ho ritrasformata praticamente in Maya. Anche perché non ho mai provato tutta la faccenda dei punti karma con la sirena del 3, cioè non riesco a ricordarmi il nome, porca troia. Ma stai zitto. Nemico rilevato. Ma rilevami sto cazzo. Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, le sirene, per quanto meno dal 2, almeno nel 2 è la classe più rotta insieme al Gunzeker. Infatti si contengono lo scettro per le due classi più rotte per quanto concerne il 2. Nel 3 dovrebbero essere una Zane, quello che hai usato te, e l'altro dovrebbe essere Fleck. Black perché mi pare c'ha una combo, mi pare con la scimmia, che fa tipo una mole di danni indescrivibile. È un po' come Zero nel primo, che aveva l'unica build col cecchino che penetrava e quindi faceva una marea di tick, ma funzionava più che altro su mostri grossi. Grazie. Siamo? No, cioè, ovviamente c'è il duro. Vabbè, tanto il duro basta fare così. Ti metti nella parte, spari per fare il lavoro sporco e danni acidi e sei in pace. Nel 3 Zen è la versione femminile di Roland. Sono più forti, sì. Ah, la versione... No! E dici, ah sì, è vero, è il soldato. Che è quella che poi, se ti ricordi, Sweet, è quella che si portò al lancio, al The One, quando si portò in live. Quelli del 3 sono i cacciatori della cripta più forti in assoluto. Finché non esce uno nuovo, però tecnicamente penso che il Gunzeker ha ancora da tirare schiaffi a qualcuno di loro.
il Gunzacker, fidati con Amara. Amara, vero, la sirena, ok. Quell'altra è Moxie, qualcosa del genere. Sì, no, ma con la M. Allora, no, qui non c'erano le riviste. Lo so, amico, che non è Moxie. Però era qualcosa con Moira. Moz. Oh no, mi sono perso! Sai, scommetto che Scarlet si sente sola. Già, sono abbastanza sicuro che si sia pentita di avermi cacciato dal Rusty Yard. Guarda, sicura. Infatti, vedi? Allora, qui c'è una rivista. Te l'ha data anche a te, la devi prendere. Energia qui! Amara secondo me potrebbe piacerti, perché ha tanta roba melee, quindi da prendere a schiappi i nemici, e più c'ha tutto, ripeto, quella faccenda dei punti karma, che ripeto non l'ho mai sperimentata. Perché semplicemente poi a un certo punto ho ricreato Maya nel 3 e paradossalmente funziona Maya anche nel 3. E quindi non ho guardato molto quella cosa dei punti karma. Mentre per come ti piace a te sparare, e visto che sei molto precisa, potrebbe esserti in realtà divertente da giocare coso Plak, il robot. Ma cazzo, non avevo visto lui. Zane è come sarebbe dovuto essere Jack il Bello, sì. Moz è l'evoluzione del Gunzacker. Sì, è una via di mezzo, è una fusione tra il Gunzacker e il soldato. E il soldato, esatto. Con una spruzzatina di micromagia. Amara è Maya più forte. No, Amara è semplicemente Maya con più possibilità. No, Amara è letteralmente Maya mischiata a Brick. Esatto, Maya fusa a Brick. E Fleck, ecco, Fleck ha ragione. Fleck è Zero e Mordecai insieme. Ha ragione, quello sì, quello è perfetto. Che però Jack, cioè il doppelganger, il doppelganger di Jack, però ti assicuro è molto molto più sgravato, è molto molto, sì, infatti è molto, te lo diciamo proprio perché l'abbiamo giocato entrambi. Il doppelganger di Jack, che poi hai i poteri di Jack, cioè letteralmente lui è il Gunzacker con gli steroidi. Io non so che cazzo si sono fumati quando l'hanno tirato fuori. Vabbè, effettivamente poi è un personaggio extra, non dovrebbe esserci tra i personaggi. E noi lo, è bello perché noi lo conteggiamo sempre. Qui c'è un altro. Dicevo, dove? Ah, giusto, giusto. Eccolo qua. Da qui. Arriva. E te lo dicevo perché l'abbiamo giocato entrambi e il doppelganger è molto molto più forte di Zane. No, guarda, l'abbiamo giocato anche ultimamente, perché dici con la quarta schiera l'abbiamo giocato. Sì, non... abbiamo già giocato anche con la quarta schiera, abbiamo fatto tutti i DLC e anche tutti i livelli nuovi. Ma perché considera la Twitch? Li giochiamo anche per gli affari nostri, non solo in live. Tira fuori, Zane è la versione dopata di William del sequel. Molto più simile a William. Ripeto, possiamo fare i paragoni perché l'abbiamo giocati tutti. Secondo te non ci compravamo tutti i DLC e tutte le espansioni, Sweet? Lo amiamo noi Borderlands. E noi il 3, a differenza di quello che ha detto la gente, ci è divertito, ragazzi, tantissimo. Ragazzi, chiaro. Anche da Borderlands 2 molte classi sono quelle di Borderlands 1. Allora Borderlands 2 l'abbiamo detto milioni di volte, Borderlands 2 è Borderlands 1
dove hanno tolto tutta la merdata di che c'erano. Perché Maya non è altro che Lilith, ma fatta bene. Zero e Mordecai. Fatto bene, no, è più forte Mordecai, secondo me. No, no, Andrea. Fatto zero. Secondo me è più forte Mordecai, però. Vabbè. Poi c'è, no, poi c'è il Gunzaker e Brick. E Brick con le armi. Per un motivo semplice, perché è proprio zero. Ah, mentre Mordecai si basa tanto sul danno da fucile del cecchino, il zero si basa molto sul danno critico. No, col danno critico del cecchino. Cioè, zero arriva tranquillamente a farti una cosa come i K danni al primo livello di difficoltà con un cecchino. Sì, però infatti zero è letteralmente la fusione. Perché sto prendendo danno io? A mi caso. Sto prendendo fuoco. Ma è che non capisco il perché. Perché ti hanno tirato una bomba di prova. Prendi il materiale esplicito illegale del deviante. Deve essere analizzato. Dicevo, perché zero è letteralmente la fusione tra come si chiama? Tra Lilith e Mordecai. Perché c'ha tutta la branca del rendersi invisibile e farti l'attacco a sorpresa di Lilith. Infatti lui c'ha il coso, il discorso quello di poter creare la, l'esca per poi poter fare gli attacchi melee, con il discorso del uscire al cecchino di... Ah, hai comprato solo il gioco base, Sweet. Vai. Ah, attenzione, le stagioni sono due su Borderlands 3. Che nel primo c'è quello di Anson Jack e Amore e Tentacoli. Nel secondo c'è quello di Krieg e quello del pianeta, più l'ultima la branca aggiuntiva, il quarto potere per ogni classe. Non hanno voluto mettere una classe nuova, ma hanno messo praticamente... ma potevi prendere direttamente la Goti, c'era tutto dentro, non costava così tanto. Ogni capitolo praticamente riprendono delle abilità. Sì, sì, ma lo fanno sempre, ma è carino questa cosa qui. Ma infatti perché giustificano, no, più che altro giustificano il fatto che i cacciatori che vengono dopo sono più forti di quelli di prima. No, ma perché sono i soliti ma più incazzati. Poi tra virgolette, cioè, è anche proprio dal punto di vista di produzione. Ma sta cosa funziona dal punto di vista di gameplay? Sì, gli do un'altra veste grafica e la fungo con altra roba. No, ma poi perché se ci pensi bene, una cosa su cui non ci ho mai avuto da ridire niente su Borderlands è proprio il comparto cooperativo. Cioè, le quattro classi utilizzate tutte e quattro insieme si amalgamano, che è una meraviglia. E quindi hanno fatto, rimaniamo con la stessa formula, semplicemente riaggeggiamo un po' qui un po' là. Come ad esempio nel 2 sono andati letteralmente a mettere più punti abilità, perché nel primo le branche, qui dovrebbe esserci l'altro simbolo della cripta, tra l'altro cosa. Dovrebbe essere qui di lato. Ah, eccolo qua, bello, prendo dopo da sotto. Perché nel primo le abilità erano veramente poche, Mirko, se ti ricordi, se l'ha fatto, gli te giocando tranquillamente, se l'ha fatto. Dov'è la rivista? Dovrebbe essere qui sotto, eccola lì. Giocando e facendo tutto, si era fatto quasi una più due branche di abilità. Però che nei 4 mantengono la cosa dei 4 rami di fisso senza DLC. Ma secondo me bastano 3, non servono un cazzo. No, allora io ho l'idea che in realtà io preferirei che partissero con magari anche due rami soli, ma che poi ad ogni stagione te ne inserissero uno. Di rami? Non mi viene un po'. Perché secondo me più va a ritardare i personaggi. Allora. Ma io sono capito del troppo troppo. Allora, come la vedo io, secondo me Borderlands ha solo due opzioni. Solo due, non ce n'ha. O aumenti gli alberi delle abilità o aumenti i personaggi.
perché la stronzata che hanno detto quando abbiamo messo il personaggio non è vero, cioè io non so che cazzo di community avete ascoltato e che non è vero, perché ti guardi il giro più generale più della gente giocano Krieg e la Necromancer, quindi non tiriamo fuori cagate sul fatto che ti avevano cagato coglioni, non è vero. Perché... ora ci dovrebbe essere Megabot, no? Va. Cioè va. Non diciamo cazzate perché è una puttanata. Nel 3 ha voluto sperimentare con la branca nuova e ti è andata anche bene. Semplicemente devi fare quello, non devi fare cose mirabolanti. O fai come hanno fatto in Tiny Tina Wonderland, poi mischiare due classi. Voglio che mantengano il sistema di collezionabili del 3. Collezionabili? A me in realtà piaceva anche le sfide da duro, a me mi dispiacevano, anzi. Secondo me mi ricorda qualcosa. Cosa? Lui. Secondo me è una piccola citazione a qualcosa. Na 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 na. A qualcosa del genere? Oh cazzo, l'ho sciolto. Ma era il sistema... ah sì, ad esempio era molto figo per i pezzi delle... dei veicoli. Ecco, una cosa che voglio che mantengano dei tre veicoli, la differenza dei veicoli mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta tantissimo. Poi su più e giù le sfide erano su più e giù come qui, no? O l'avevano tolto, non mi ricordo. Quelle dei messaggi della sirena, le casse di Type. Ah sì 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 sì. Ah, quelli sì. Che poi erano, sono letteralmente le sfide da duro che l'hanno trasformata in vere e proprie missioni secondarie. A me, ragazzi, allora, devo essere sincero. Per quanto i fratelli escono con le ossa rotte in confronto a Jack, ma per tutto il resto la gente non so come ha rotto il cazzo, è l'esatta evoluzione del 2. Infatti Andrea... che tipo le cacce, sì, di Hammerlock, che bersagli di zero. Ma infatti Andrea, io continuo a dire, qui c'è stata una mal, come al solito, una mal interpretazione sempre di Diego. Perché è vero, ok, Borderlands 3 non ha avuto il boom che si sperava. A parte il fatto che sapere che cosa speravano di ottenere. Ma... vedendo che dopo tutti questi anni anche su Twitch... no, io non so, allora io devo ancora capire com'è possibile che Helldivers 2 è andato alla grande, altri giochi cooperativa vanno alla grande e Borderlands non se lo incula nessuno. Ragazzi, per me Borderlands è l'emblema del cooperativo, c'ha tutto quello che dovrebbe se... per funzionare su Twitch, umorismo, cooperativa, cioè Helldivers 2 fuggi e prendi, entri, fai una missioncina e vieni. Sì, esatto, ma anche qui... è più streamabile. Ah già, perché qui c'era seguito una storia, sennò poi gli scoppiano i neuroni. Esatto. No. Ah, mi dimentico sempre i poveri celebroresi che vagano in internet. Dovrebbe esserci l'ultimo... no, ci dovrebbe essere l'ultima rivista. No? Ricordo male? Perché mi ricordavo che qui in fondo dovrebbe essere più l'ultima rivista. Mi drogo. Tanto. Bene, 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 così è abbastanza. Torna qui e ti ricostruirò il pezzo della bussola. Lui è un po' permaloso. Permaloso? Eh? Sì. Cosa? Eccolo qua. Però ce ne manca una. Ma due addirittura. Due riviste sporcellose. Io ho finito. A me mi dà 4 di 6. I fratelli sono proprio due personaggi differenti, sì. Jack quasi simpatizzi per lui per poi odiarlo. I fratelli li odia all'inizio perché sono stronzi, verso la fine provi quasi pena per loro. Cresciuti in prigione, uno dipende dalla sorella che ha ucciso la madre. E il padre che gli raccontava di ste meraviglie. Sì, sì, sì. Ma infatti, ripeto, i gemelli
Gemelli della cripta. No, no, io l'ho fatto. A me mi dà meno 2. Io l'ho. No, no, l'ho premute, l'ho premute. Oh, non ci ho fatto caso. Pensavo di averlo fatto cliccando, ma non me l'ha premuto. Ma vabbè. Sono esattamente. Questo. Prendi qui. Puttana. Vabbè, ma te se crie, che te ne fai? Sì, sono comunque fantastici perché sono molto lo specchio di questi tempi. Ah, ricordati di questo specchio. Lo so. Lo legge. Però fai bene. No, no, fa bene. Sì, voglio dire sia come sempre. Bene. Io infatti un sogno bagnato. Il piatto Switch secondo me è l'unico grosso problema che hanno fatto con Telly e Redley post finale. Sì. Io e Mirko infatti preferivamo che lui fosse un colpo di scena un po'. Livello matematico di disgustosità dopo ulteriori studi. Fissare non è appropriato. La pirateria del software Echo mina il tessuto morale della società. Diversi pirati delle sabbie hanno infatti e Mirko dei più recenti programmi una cosa che ci piacerebbe tanto tanto è lo so che non può farlo in contemporanea. Oh, brava, falla crescere. Non la comprendo, mi sembra un personaggio più umano proprio perché come dice lei nelle missioni secondarie è vissuta nella bambagia dei monaci, al contrario di Tina che invece è cresciuta in mezzo ai banditi. Infatti per esempio Ava, infatti a me Ava piace perché è in contrapposizione a Tinitina. Infatti è quel aiutatemi il termine è quel come si chiama quello sfondo di normalità in mezzo a tutto il resto. Ava è letteralmente com'era Lilith. Lilith ragazzi, perché se non fosse dimenticato, Lilith nel primo aveva quel carattere. Lilith era un adolescente nerd. Cosa volevo dire? Un pato con poteri da fede. Comunque ripeto, un sogno bagnato mio e di Mirko, so che non lo farà mai perché Gearbox purtroppo ora non ha tutti quei fondi. È vedere il remake del 2 con tutto il motore grafico e il sistema di combattimento del 3. Ecco, l'unica cosa del 3 che onestamente mi è piaciuto, perché è proprio un Deus Ex Machina, è la Tannis. Sì, non so perché. Quello la... l'ho trovato un po' filato. Sembra quasi che volevano per forza. Cioè, l'hanno contestualizzato e va bene, però veramente è un po' un Deus Ex Machina di un certo livello. Vabbè, ci sta, ci sono serie che ci campano su quello. Ah, no, per l'amor di Dio, però nel senso. Non c'era bisogno che lei lo diventasse dopo. Sì, sì, sì. Il tesoro. Non vedo l'ora di ucciderlo e vendicare Rosco. Oddio, Rosco era così carino. Aveva un faccione che ti veniva voglia di stringerlo. Aspetto lei, signore. Cosa avete da guardare voi, idioti? Tornate al lavoro. Pulite qualcosa, dannazione. Ah. Problema di ecco. Non puoi far vedere la tua anima fragile? Come fa Brick poi a un certo punto. Ah, mi ha detto di darmi il giardinaggio e ho cominciato a letteralmente a infilare nella terra i banditi. Sì, come il finale del 2. Sì. Faida! Che ad esempio anche lui lo conosci se giochi Tales of the Borderlands. Sì, che non porteremo. Ma infatti, ripeto, a me onestamente... peccato che appunto non hanno. Allora, di qua. Non hanno voluto inserirci personaggi nuovi. Per esempio, a me mi piacerebbe nel 4 giocarmi realmente lui. Sì. Ava. Allora, Rai. Reyes mi pare si chiama. Reyes. Lui lo conosci lì. Sono amici. Erano proprio colleghi di lavoro. Sì. E poi finiscono nella merda insieme. Di cui uno comunque molto incline a essere bravo nella compravendita. Infatti è palesemente Jack. Sì. Buono.
L'unica cosa che non capiremo mai è che fine ha fatto lei. Volt, ok. E paradossalmente, se non fosse troppo giovane, lui sarebbe stato perfetto per TNT. Anche se in realtà era sotto giù. Quanto ha nel 3 adesso TNT? Mi pare 20 anni. E TNT penso è tra le cose più belle. Già, Sweet. Quant'è che hanno cenato nella. Cannato nella traduzione, perché i suoi banditi non sono i figli del sole, ma i figli di Helios. La nave di Jack. Sì, esatto. Esatto. È la Helios. E vabbè, che tutte le volte c'è chi traduce, gli dicono metà delle cose e si prende le sue libertà. Cioè, ma Helios Sun, no? Traducilo con figli di Helios, no? Perché del sole? Perché Helios del sole? Sto considerando bello perché è molto. Coniglietta boom boom, sì. Buone! No, avevo già salutato Simone. Buone, uguale, ma Simone va salutato. Buonasera. Ti è piaciuto il nuovo, a proposito, Sweet, il nuovo sound con permaloso? Perché sono stato bannato perché ho dato del permaloso a uno streamer. È vero, sono curioso perché lei è anche lei, non mi capisce. Se io ti dico, mentre tu stai giocando, allora facciamo così, tu il giorno prima stai giocando a Path of Exile e dici, guarda, non voglio nessun aiuto perché devo capire come funziona Path of Exile. Quindi fa, non voglio aiuto, non voglio vedere niente. Sì, sì, è bellissima. Non voglio vedere niente. Voglio sapere, almeno lei è fuori da cosa qua. Voglio sapere niente, quindi non voglio aiuto. Poi il secondo giorno ritorno da te in live e ti vedo che stai guardando i video su come fare le build e fare determinare e fare la roba su Path of Exile. Che io ti scrivo esattamente cosa io ti dico, quello che esattamente cosa ho scritto fa. Ti lascio il giorno prima che non volevi aiuti e né niente. Ritorno e già ti vedo che stai guardando tutorial su delle build e speculare su probabili build. Con questa frase, tu cosa capisci? Poi che dopo probabilmente ho sbagliato io, perché ho scoperto che dare del permaloso in alcune parti d'Italia è letteralmente dirgli che ti scopo la madre. A quanto pare, cioè in Toscana no, ma il resto d'Italia a quanto pare in alcune parti d'Italia sì. E esattamente cosa capisci da questa mia frase? Poi ti dico cosa ha capito lui. Che basta. Sì, vabbè. Che è incoerente. Ecco. Io in realtà la mia era semplicemente una constatazione di quello che è successo. Non volevo dare nessun come si chiama giudizio. E lui l'ha preso come se lo prendessi per il culo. Il che io ho cercato di fargli, di spiegargli più volte le cose. E lui proprio si è adirato palesemente. Io ho fatto lo sbaglio di scrivere: guarda, ti chiedo scusa, io in realtà non ti volevo prendere in giro, era semplicemente una constatazione. Non pensavo che fossi così permaloso, altrimenti avrei evitato di fare una frase del genere. Pensavo te la mettessi a ridere o semplicemente mi spiegavi del motivo perché stavi già guardando le cose. Che? Io non ho detto quello, lui neanche mi ha bannato.
ha bloccato il nostro ID, qui non posso neanche guardargli le live. Perché gli ho dato del permaloso. Ma il perma, ma dare del permaloso è così estremamente offensivo anche a nord? Cioè solo in Toscana permaloso vuol dire permaloso. Però ormai i giocatori sono tutti così, non ci provano nemmeno a giocare. No, 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 allora lui era diverso. Lui, diciamo che è quasi un'istituzione su Diablo 4, è che proprio non riesce a giocare a Path of Exile. Ci doveva provare perché metà della sua utenza in realtà è di Path of Exile. No, al nord è uguale. Ah, ok, allora è una cosa della Sardegna, che lui è sardo. Della Sardegna e di quelli del sud, da quello che ho capito. Perché nel sud, a quanto pare, e anche nelle isole, se dai del permaloso è l'equivalente di andarli a casa e tromballi la mamma. Cioè, quello, da quello che mi è stato detto da un'altra cosa, che io vorrei dire... quante volte mi avete dato del permaloso su questo canale? Cioè, avrei dovuto bannarvi tutti? No? Sono stato anche offeso pesantemente io qui sul canale. Boh, vabbè. Cioè, sarà che forse perché poi era in un momento in cui lui era visivamente frustrato perché non stava capendo un cazzo del gioco e ci sono andato di mezzo io. La cosa che mi ha fatto ancora più incazzare, che poi io ci ho mandato... Che bello, lei lo dovrebbe anche conoscere, vabbè. Ci ho mandato un altro ragazzo, cioè che è un altro che ha un canale, anche lui, siccome lo conosce anche lui, e io gli ho mandato una cosa per... fargli capire che è stato solo un malinteso suo. L'hai preso il simbolo della cripta qui dietro, visto che sei già andato laggiù. Bravo. Che era solo un malinteso. Gli ha risposto, fa sì, lo so che mi ha mandato la cosa, non l'ho letta volontariamente, perché con uno dei due fratelli non ci voglio neanche più niente a che fare e parlarci. Sottolineando perché è così stupido che non ci voglio parlare. Devo dire che non mi conosce nemmeno, io questa cosa me la piglio. E io ci sono rimasto di merda perché questo è una persona che enuncia l'utilizzo della ragione e della logica. E tu mi hai bannato semplicemente perché non sai leggere. E da lì è nato il comando del permaloso. È un comando che, se no, ovviamente non sei Simone, porta ovviamente all'immediato permaban. Che bello i giochi che ti servono la wiki per capirli, fatti proprio bene. Ah già, scusa, siamo nell'era dei source like dove tutto deve essere cripto e forzatamente non usa friendly, vero? No vabbè, allora Path of Exile effettivamente ti ci devi mettere di buzzo buono per capirle. C'è alcune cose più... Sì. Sì, vabbè, meglio di Diablo 4 che ti fa credere di saperlo fare quando in realtà poi è fatto a buliulo perché non sanno neanche loro dove mettere le mani. Per ora l'unico gioco, per me l'unico gioco per ora che vale la pena di essere chiamato in quel termine sono la Steepok, perché è tutto lì. L'unica cosa può essere... Eh sì, vabbè, ma ovviamente quei giochi avranno sempre dei problemi. Però la Steepok non gli puoi dire niente, è tutto lì. Devi semplicemente saper fare uno più uno. Raga... Sti cazzi, ormai online trovo solo gente che si offende per tutto. Guarda, se ti capita tempo, guarda, segnatelo, guarda, te lo scrivo in chat. Per farti capire com'è il tipo, se lo trovi in live, cerca lui. Te l'ho scritto in chat. Cerca lui e poi almeno capisci di cosa ti fa. Probabilmente andrete d'accordo all'inizio. Finché non dirai qualcosa che lui non capirà e ti bollerà come un idiota. Non perché lui che non sa leggere, ma perché sei tu idiota che non sai scrivere. Se solo i DRM potessero sparare in faccia all'utente, un robot può sognare. Ok, la sua l'abbiamo finita. Io direi, guarda, visto che mancano due minuti, vado già direttamente a prendere la roba. Ah no, aspetta, andiamo direttamente di là. Ti trasporto io. Ok. Cercalo, metti lì il follow, almeno se lo becchi in live capisci di chi sto parlando. E per bello che mi fa ridere. Ah.
avanti. Siamo quattro mollato dopo la campagna. Cioè, cosa cazzo vuol dire che per fare qualcosa devo seguire una build online, tra l'altro con i livelli paragon che devono essere messi in determinato ordine e padre dove altrimenti non fa un cazzo ti one shot. Allora, io sono fatto strano, sono veramente. Da lì posso dire di essere. Ok? A me le coreografie mi hanno sempre fatto cagare, non c'è Bezzi, e non ce la farete mai a farmi cambiare idea. Cioè, a me il fatto del per arrivare a ottenere qualcosa che ti serve devi per forza spendere 250 punti in cacate inutili per prendere quella cosa lì. E poi magari se sbagli ad arrivarci da sinistra o da destra, poi dopo allora sei nella merda. Devi rifarlo da capo, ma a me le spiegazioni mi stanno sul cazzo. Dammi direttamente dei punti su abilità passive, decido io quale attivare, con quelli a quanti livelli metterci e basta. Che palle le spiegazioni di merda che mi hanno veramente spaccato la fava. Fammi prendere quello che voglio quando voglio io, non che devo fare i percorsi di sto cazzo per arrivarci. Cosa stai parlando? No, perché qua lei Diablo 4 è droppato dopo la campagna, perché quando ha visto praticamente tutta la parte paragon, il fatto che se non li metti in un determinato ordine l'hanno semplificato. E pensa che in realtà a me era la cosa che piaceva di più e ora l'hanno, con l'ultima patch l'hanno semplificata. Boh, vabbè. Io come ho detto prima, per me quella è la parte che odio. Io invece no, a me mi dai una stereografia a tutti i punti. Ti fate esempio, per me Path of Exile è bellissimo. Io mi sono innamorato di Path of Exile, ma non riesco a giocarci perché c'è troppa roba. Cioè, faccio, quando cerco di imparare una cosa mi accorgo che c'è da imparare altre 800 e invece me la fa... Esplodo. Per questo sono ritornato su Diablo 2, c'è due o tre cose da imparare, beh, vai lì e vai tranquillo. No, ma allora, ripeto, in realtà a te non piace, a te piace tutto che arrivare a... ESPLOSIONI! Determinate abilità e ottenere un certo tipo di... sì, è la parte più bella e di quel gioco. Non serve una spelografia per fare sta roba, la spelografia serve solo per praticamente darti l'illusione di una progressione tra qualcosa che ti serve e l'altro. Sfida completata. Esplorografia letteralmente è il passaggio di livello per gli stronzi. No, invece boh, a me mi piace tantissimo invece. Tipo per il livello pare come fantastico. Per dirti era una cosa fare, come te che facevi? Prima, perché cosa ogni livello ti devono dare 3 punti ad ogni passaggio di livello? Adesso invece hanno velocizzato magari il passaggio di livello, ma ogni volta te ne danno uno. Ne ha fatti già da 200 ora però. Ma è lo stesso discorso. Il fatto di averti messo che ad ogni livello ti danno 3 punti è semplicemente l'oro degli sciocchi, ovvero per farti vedere, visto che sempre qualcosa da genere, sempre qualcosa da me. No, semplicemente mi stai dando più punti perché ti sei accorto che in realtà di questi sono inutili. Ragazzi, capite? Ma il minimax è... la parte più bella degli RPG. A me gli RPG mi piacciono per due motivi. Uno, perché se sono fatti bene hanno due strati. Hanno quello che puoi sperimentare e comunque divertirti e arrivare a dei buoni livelli. Poi c'è la seconda parte, fa ok, vuoi pushare e andare oltre il limite, puoi andare lì e limare e trovare quelle combinazioni che ti fanno andare over. Questa è la parte bella. Non posso che il Diablo si basa su roba rotta. Diablo 4 sì. Dal 3 in poi sì. Il problema è quello lì. Forse un... vabbè, questi cazzi, comunque sì, cioè le cose, fare solamente una roba opzionale. Ma infatti, Sweet, Path of Exile non te lo consiglierei mai perché andresti in una vestinca anche te di roba da...
da assorbire. Mentre secondo me lei si divertirebbe sulla Stipo. La Stipo secondo me però non so se divertirebbe. No, non penso che ti piacerebbe. La Stipo che invece secondo me ti piacerebbe. Ti farebbe cacare dal punto di vista visivo, perché fa cacare anche me. Io mi piace Minmax, ma non che sia frustante. Cioè, se io voglio mettere delle robe... No, sai cos'è che ti dà fastidio a te? So io cosa ti dà fastidio di Diablo 4. Non ti dà fastidio il Minmax, e nemmeno di quello di rompere tutto. O perché non fai danno. Perché tu provi a fare qualcosa che poi sulla carta dovrebbe funzionare, ma non funziona. E invece ci sono roba che sulla carta dovrebbe fare un tot e fanno di più. Ti dà fastidio perché, come me, come tanti altri, non ha senso dal punto di vista matematico. E poi sai qual è l'altro problema di Diablo 4? Che c'ha troppi moltiplicativi. Il moltiplicativo crea solo bug. Quello ti dà fastidio. Mentre perché giochi secondo me come Last Epoch e Diablo 2 ti piacciono di più? Perché è tutto lì. Puoi fare sommare e crearti la tua cosa già da prima facendo un'equazione matematica di senso logico. In Diablo 4 è un... Prova a mischiare più moltiplicativi possibili per cercare quella rotta che crea un bug e ti fa dei danni spropositati. Ecco come funziona Diablo 4, non c'hai bisogno di matematica. Cerca di intrecciare più effetti con danni moltiplicativi per romperlo. Questo è Diablo 4. Wow, divertente dal punto di vista matematico. Mi è piaciuto. Ho letto e porca madonna, ha fatto la video più forte del gioco, semplicemente leggendo. Esatto. Dai, policretene, dai qua. Come io su Borderlands 2, nessuno mi ha insegnato a giocarlo e io ho sempre creato una build in cui rompo questo tutto. Stretto. Taglia quel pezzo solo un po'. Ecco fatto, l'ultimo pezzo della bussola. Come Mordecai me l'ha detto nessuno come farlo. Mordecai, si è visto qualche guida? Io la partita che si è fatto avevo fatto un Mordecai che si tirava le bombe. Annuserò e semplicemente la costringerò ad amarmi. Buon lavoro Sweet, grazie per la compagnia. Dai a Herbert quel piccolo regalo che ti ha dato e torna qui. Ti trovi sempre qui quando hai voglia di rilassarti. Il modo in cui la luce lo metto. Sapevo che le interessava. Esatto, se i topic di quello che ti dice sono giusti. Ti portavi con te una bomba piuttosto grossa, vero? Le mie scuse. Ora porta qui l'ultimo pezzo della bussola, così potremo scoprire dove è sepolto il tesoro. No, ce l'abbiamo già l'ultimo pezzo della... Perché infatti, perché le cose riesci a farle bene? Perché se fai così, e ad esempio qui ti dice ricarica scudo aumentata del additivo più 20%, sai che te qualche scudo ti andrai a mettere avrà sempre costantemente un 20% in più e un ritardo a ricarica scudo, ovvero quanto passa di tasso di tempo tra lo 0 e quando riparta a ricaricarlo, diminuito di un 32%. Più chiaro di così si muore, no? E io combatterò per la vita, sarà perché ditemi che non so fare la matematica e tutto, ma a me nei videogiochi, soprattutto questi qui, il moltiplicativo lo dovrebbero vietare. Proprio ci dovrebbe essere una legge internazionale in cui se metti un moltiplicativo ti chiudo la ditta. E poi no. Tanto Blizzard, l'abbiamo capito, i moltiplicativi non li sai gestire, toglili. No? Gli additivi. Metti additivi. Hai detto che non volevi ricreare cose con dei danni umani. Bene. Io sono ancora più drastico. Secondo me la meglio poca è quello con valori fissi. Ah, dici come nel 2? Però nel 2 c'era anche. Ti ricordo che c'erano anche cose, Le affinità, C'erano anche l'affinità nel 2, quelle messe. Anche quella era comunque additivo. No, quella è stata aggiunta. Sì, ma quello è comunque additivo, non ti va a rompere. Sì, però deve fare comunque miseria. Ma a parte quello. Un 15%.
Andrea, arrivare a averci una cosa come tipo che aumenta 2% ogni punto che ci hai messo prima. Nel tuo, io c'ho il mio che mi aumenta del 15% appunto il danno di una build. Infatti sono già arrivato che adesso sono... ci ho messo 5 punti, quindi già del 75% aumento il danno della nuova io, solo mettendo 5 punti all'attacco base. Fai conto che se ci metto tutti e 20 punti, grazie Simone, grazie, grazie, grazie gentile pensiero. Se ci metto tutti i 20 punti aumento del 300% i danni. Quello che ti dicevo io è parti il costo. No, a me piace in realtà, perché almeno sai come gestire i punti che ti rimangono. No, altro. Allora, parliamoci chiaro, quelle cose danno messe perché c'è il discorso che è sempre una mezza sferografia anche Diablo 2, perché ovviamente per arrivare a ottenere un'abilità devi passare da altre abilità che spesso e volentieri magari manco si sì. E loro hanno fatto, vabbè, facciamo così. Perché... se ci vuoi lasciare i punti, comunque sono sempre utili per quelle vuoi arrivare. Sempre roba che ti dà una mano. O se no, fai come faccio io, fai una build pensata per arrivare al 30. Quando arrivi al 30 ti resetti tutto e ti metti i punti dove ti interessa. Poi, perché tanto Diablo 2 funziona così. Io dicevo, cioè io preferisco più quello, perché letteralmente sai il valore che fa. Sì, 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 ma infatti ma mi sono solo il danno dell'arma, no. Magari a me metti semplicemente che l'arma ti deve aggiungere altri danni fissi. Metti che appunto poi aggiunge. Però sono valori fissi. Top, perché poi banalmente ci sono. Che almeno puoi anche decidere di tuo fare, ok? Magari questa abilità ti fa 100 danni. Ottimo! Danno, questo te lo fa contro un danno singolo, questo invece magari ti fa 20 danni, cazzo 20 danni e me, sì, ma magari te ne fa ad aria, quindi cosa preferisci? Qualcosa per infatti Mirko, tutte le mazze? Infatti non a caso, a me e a te, a noi qual era la classe che noi adoravamo nel 3? Quando prima che rimettessero mano, prima di fare tutte le troiate? Witch Doctor, perché era tutto lì matematico ed era fantastico perché tu sulla carta non facevi un cazzo, ma siccome si basava tutto sul danno overtime e facevi il cazzo, era fighissimo perché mischiavi le cose e in realtà vedevi se ne via premotti scendere che venivano sopra, perché poi le scioglievi poi alla fine. Poi hanno fatto tutte le nuove modifiche, si sono dimenticati di aumentare i danni overtime e il Witch Doctor è diventato inutile. No, è ancora adesso è inutile giocare. Infatti non a caso è la classe utilizzata meno. Però c'è questo periodo in cui era la migliore di tutte quelle parti di stagioni per le P. Perché c'era quella del pollo che era velocissima e faceva un botto di danni. Sì, poi quella non l'ho distrutta. Capitano, lei ha nascosto il tesoro. Ecco, questo è il mio pezzo di bussola. Prendilo. Grazie. Ora uniscilo agli altri tre pezzi della bussola che hai recuperato. Su quel tavolo laggiù. Ok. Uno, due, tre, quattro. Eccola là, la bussola delle sabbie. Guardate un po'. Per favore. Pigliala. E ora abbiamo un tesoro da trovare. Bravissimo. Solo al Magnus Lighthouse. Cosa diavolo ci faccio? Ok. Ma questa frase qui? Ma con i miei figli no. No, no, ha detto cosa diavolo ci faccio su Pandora? Ah, invece a me è Natalie e amo gli uomini molto veloci. Guida la tua sabbia mobile in cerchio a gran velocità. Lo trovo sessualmente attraente. Ah, mi vedo, c'è il tizio che mi guarda fa. Ah, quanto mi manco di bambini. Ha costruito il Lighthouse qualche anno prima di morire. I suoi appunti dicono che se porti la bussola in cima al faro, questa ti mostrerà esattamente dove è sepolto il tesoro. Ma lo sapete, avevamo detto che non ci si faceva arrivare al coso, non ci si arriva davvero. È andato un po' fuori di testa verso la fine. E davvero non mi ricordo qual era comunque il trick per fare danno all'invincibile di questa espansione.
era qualcosa referente ai vermi. Sì, ma non mi ricordo quale. Non ricordo male, era di non uccidere vermi. Non mi ricordo, perché se uccidevi vermi ti aumentava il danno del time del coso. E invece dovevi fare un'altra cosa che diventava pian piano moltiplicativo e li facevi pian piano sempre più danno. Non mi ricordo male. Questo mi sa che era meglio che lo facessi prima, però vabbè. No, guarda dov'è. Vaffanculo. Ecco, fatto. Vabbè, possono dare altro iridium. Aspetta, qui è chiuso. Già che qui c'è il salto. Aspetta, no. Era per il salto. Ui! Proprio molto veloce. Torna da me, così potrò dirti quanto sei grande. Ehi, hey. Allora? Oh. Il tempo, il taglio, il testo. Ratatà. Oh. Ah, ti vedo sexy. Ma già no, non mi serve quello. Cosa fa? Qui. Salute. Là. Sei molto bravo a guidare veloce. Va, va, vum. Sono sessualmente... Sei attraente per me. Grazie. Trovi energia e scudi proprio qui. E quello Baba Boom penso l'abbiamo messo noi. Perché Baba Boom lo faceva un comico da inventare. Ok. Andiamo alla Magnis Lighthouse. È finito? No. Oh. Basta sapere. Siamo usciti ora dalla convalescenza del raffreddore, devi già riprenderla. Posso? E forse ti meno, non ho voglia di ristare un'altra settimana la febbre a 30. Il raffreddore. Va bene. Oh, va bene, dai. Anche la mia mamma mi fa. Fermati là. Allora, qui non mi ricordo niente. A parte qui saranno, sono finite le cose di questa zona. Di morire così? Ok.
C'è un coso per l'Overcraft, a meno che non ce l'hai già. No, è vero, fammi guardare. Qui è... MTM. Cosa? È che non mi ricordo se in questa zona poi si era fatto tutto. Distruggi un Overcraft nemico senza crearne uno tuo. Ok. Particolare. Allora qua, tanto c'è da venirci per aprire la porta. Lì hai scopato tutto? Perché Mirko scopa? Scopa duro! Mirko fa i buchi nei muro? Tutu. Poi ce lo mette il suo birillo? Tutu. Ma cos'è questo? Ma tu cos'è? È pieno di porco! Segreti, segreti un cazzo da qui, bella vista! Mark, nice life house! Ma cazzo, c'ero prima in fondo, me l'ha tolto! Life house! Come? Eccolo qua. Allora, prova e usa la torretta mentre sali in cima. Il cannone da noob. Vabbè, questo è facile. Scopre due simboli della cripta. E trova l'eredità e Mario nel tesoro nascosto. Nel villaggio dei banditi. E qui, tra le altre cose che abbiamo culo, c'è anche l'Easter Egg. Ora ve lo dico già perché non sappiamo se si trovano. C'è l'easter egg riferente a Bioshock, dove trovate un nano insieme a un bruto che dovrebbero essere il Big Daddy e la sorellina. Infatti mi pare lui si chiama sorellina, se non ricordo male. Infatti lui pare Big Dandy, qualcosa del genere. Non si trova questo palombaro che praticamente è la skin di quelle vedete con i due cosi modificata per farlo più palombaro. E qui come al solito c'è un tesoro nascosto proprio della mappa, quindi delle sfide, e più un tesoro nascosto che è quello del Capitan Blade. Direi che ormai abbiamo capito il trick. E però ragazzi, anche queste cose molto volentieri, compreso noi, soprattutto alla prima, non ci fai caso. Ma questa comunque è tutta una scelta di game design, perché fa, abbiamo voluto fare una DLC sui pirati e hanno voluto accentrare tutta la cosa dei pirati e dei tesori. Oh, scusa. In realtà, ripensarci bene, è fighissima questa cosa. È letteralmente gioco. E che strano quando un gioco ti mette tanta roba per giocare, è un gioco che rimane nel cuore ai giocatori perché si sono divertiti a giocarlo. Io infatti sono sempre dell'idea che alcune volte le software house si dimenticano che ok, cosa stiamo programmando, però. Esatto, per farci divertire. Ok, per l'amor del cielo, il medium del videogioco si è evoluto, può dare molto di più che solo semplicemente il sì, solo la parte ludica. È vero, possono dare anche delle bellissime storie che riveleggiano soltanto tra i a confronto tra i più bel film o libri mai scritti. Per me il videogioco... Ah, guarda, aspetta, sono loro, mi sa. Ah,
No, no, a parte no, non lo devi trovare qui, che cazzo dio. Che infatti la skin è molto simile a questa delle posamine. Perché comunque per me il videogioco è proprio quella cosa bellissima, quella forma d'arte che prende il meglio dalla parte cinematografica e dalla parte letteraria, rendendola letteralmente interattiva. Però quello che però si dimenticano spesso quando fanno queste cose qui, e comunque è pur sempre un video gioco. Io la prima cosa che devi pensare è chi prenderà questo, che spenderà i suoi soldi in questi prodotti, la prima cosa che vuole fare è un insieme di tecnologia, letteratura e cinema. Sì, esatto, hai ragione, bravo, me l'ho dimenticato, è anche un simposio di tecnologia, perché c'è tante, comunque c'è tanta roba tecnica per fare un videogioco. Non a caso una delle figure moderne in cui vengono ricercati quando vai a fare videogiochi sono tecnici, no? Tecnici di engine, per cercare di alleggerire il videogioco dando la resa migliore possibile a schermo. Comunque dicevo, sotto questo punto di vista si dimenticano spesso la cosa più importante, personalmente, che come ha detto giustamente Mirko, questo ragazzi è comunque un videogioco. Io quando compro un prodotto del genere voglio giocare. Ah, c'è un coso di... Come forse ti ho già accennato, e gli appunti di Blade dicono che è pronto a morire per proteggere la stanza del tesoro. Ah, ci sono... Oh no, questo non me l'ero accorto. Vabbè, comunque è grossa. Ah, dovresti partire però. Vabbè, comunque dicevo, e mi dispiace un po' perché alcune volte vogliono fare troppo sofisticati, quando poi alla fine chi è che vincono? I giochi come God Simulator, Astro Boy, giochi Nintendo, semplicemente ti chiedono di fare semplicemente una cosa, giocarli. Come paradossalmente, per quanto adesso l'abbiano cercato di rendere il più complesso possibile, c'è un gioco di cui letteralmente è l'emblema di quello che stiamo dicendo, nella sua semplice complessità ti chiede semplicemente solo di giocarlo. Minecraft. Minecraft, per quanto abbia voluto secondo me complicare troppo in alcuni ambiti, ma l'unica cosa che ti chiede quel gioco è esattamente giocarlo. E infatti non è caso, per mio avviso, il re incontrastato dell'era moderna. L'era moderna del gaming è Minecraft. Ah cacchio, non avevo visto. Vabbè, provo munizione. Possiamo tutti raccontarci Valve con la bellissima introduzione alla fisica, vero? Esperienze molto più cinematografiche date da Naughty Dog, vero? Ma poi si ritorna sempre al concetto primordiale. Raga, stiamo parlando di videogiochi e la gente vuole semplicemente fare una cosa: giocare. Anche perché, vedeteci, pensateci bene, l'esempio lampante, aspettami, l'esempio lampante sono proprio i competitivi, giusto? Perché i competitivi, perché alla gente piacciono i competitivi? Perché nei competitivi è proprio l'essenza primordiale del videogioco, ovvero devi giocare e basta. Cioè non devi pensare ad altro, devi semplicemente metterti lì con il tuo controller
o con mouse e tastiera, e l'unica cosa che ti viene richiesto di fare è giocare. Punto. No? Infatti, cioè, tutti acclamano un The Last of Us, titoli più altisonanti, ma poi alla fine cos'è quello che giocano di più? È un Call of Duty, un Fortnite, un FIFA. Perché? Perché sono giochi che ti chiedono solo una cosa: di giocare, di staccare il cervello e giocare, basta. Dove il gioco ti dà una sfida, in questo caso dato da altri giocatori o dal gioco, dal gioco stesso, e semplicemente il tuo gioco è quello: sfidare il gioco, perché ragazzi, per antonomasia, il gioco è comunque una sfida. I giochi sono letteralmente in sfida, che poi sia con te stesso o sia con altri giocatori, per, cioè, se andate, pensa a vedere la definizione di gioco, che non lo so, non l'ho mai guardato effettivamente, ma suppongo che di definizione il gioco è di per sé una sfida, perché comunque sfidi sempre qualcosa, che sia un'intelligenza artificiale, che sia una persona reale. Il gioco consiste comunque nel battere qualcosa, e quindi se devi battere qualcosa è comunque una sfida. Poi, e possiamo stare a disquisire sui vari livelli di sfida, quanto uno in realtà vuole spenderci sulle sfide. Ah, giusto. No, tanto laggiù poi ci mandano, no? O ci andiamo direttamente, tanto facciamo il giro e poi si torna indietro. Comunque, di quanto è una sfida, poi alla fine se lo sceglie chiunque, perché anche nei giochi, quelli direttamente, come chiamiamo io e il Mirko, quello dove spingi il cervello, cioè comunque è anche una sfida di sottofondo, è quello di sconfiggere i nemici e roba del genere, comunque una sfida col gioco. Ma quindi per me comunque una sfida a monte in un gioco ci deve essere sempre. Nel momento in gioco che non è una sfida, chiamarlo gioco mi riesce sempre estremamente difficile, per quello che molte volte riesco a digerire poco la nomenclatura dell'interactive drama come videogiochi, anche perché alla fine quanto lag. Anche perché alla fine nell'interactive drama qual è la sfida? No, veramente ragazzi, ve lo chiedo, se voi doveste trovarmi la come ho detto, la definizione di cos'è per me un videogioco, e quindi c'è sempre una sfida, vero, possiamo montare sopra una sfida una sfida a prescindere nell'interactive drama. Mirko, qual è la sfida? In fondo senza fare il cazzo. Ah, ti dici la sfida è fare il good ending. Sì. Beh, ma anche quello comunque sarebbe una vincita, quindi non c'è una vera e propria sfida, perché in ogni caso vinci comunque. Il tuo finale ce l'hai, a prescindere da quello che fai. Non so se capisci. Quindi, ripeto, io... Mirko in realtà è già più malleabile sotto questo punto di vista. Io l'interactive drama non riesco ancora a concepirli come videogioco. Lo so, è un deficit mio, ragazzi, vi chiedo scusa. Io non stacco il cervello. Aspetta, ragazzi, quando intendiamo staccare il cervello è perché è un qualcosa che fate in modo meccanico. È ovvio che non stacchi completamente il cervello, Simone. Ma quello che intendiamo io e Mirko è quando fai quei giochi che sono puramente meccanici. Per quanto la gente mi possa venire a raccontare degli FPS, che c'è tutta una strategia dietro,
sì, ma è più un addestramento meccanico, perché è tutto più una cosa che tu apprendi con l'esperienza, diventa meccanico e diventa tutto un, come si chiama, un botta e risposta. Non è come un diciamo, vabbè, sai, un discorso troppo lungo, perché poi sembra quasi che vada a svilire un genere rispetto ad un altro. Esatto, infatti svilire un gioco un altro, infatti la risposta più semplice, come ha detto Mirko, è semplicemente ti richiedono skin diverse. Sì, perché ci puoi andare Mirko lì sopra. Non ti ricordi che c'è tutta la zona che poi... Ah no, giusto, è vero, c'è da andarci. Oh. Allora, che se non ricordo male era... Così. Poi... Ah. Allora, così. O per il cerchio devi andare, bravo. E ovviamente a me non me lo fa. Qui sopra, lì e qui sopra. Esatto, che dovrebbe essere anche una sfida. Giusto? E poi soprattutto è bello perché è pieno di soldi. A noi ci piacciono i soldi, perché a noi ci piacciono i money, money. E il primo che... Allora, una cosa che io penso che nell'era del capitalismo, dire che i soldi non danno la felicità è vivere su un altro pianeta. Cioè, siamo nell'era del materialismo, i soldi danno la felicità. Anche perché disse Saggio, è vero, i soldi non danno la felicità, è solo un problema che tutto ciò che mi piace lo devi pagare. Quindi, no? Parliamo. Ora, qui ci dovrebbe essere anche un simbolo della cripta, se non mi ricordo male, in questa zona. Precisamente dove? Ora cerco di ricordarmelo. Ah, i tipi dovrebbero spuntare qui, se non ricordo male. È in questa zona dove spuntano... No, è in cima. È proprio nella parte finale dove c'è il cannone, dove dovrebbero spuntare, no? Mi pare possono spuntare o qui o lì. Però io perché mi ricordavo proprio in questa zona spuntavano i... Quello che dicevo prima, quella di Bioshock. Allora, se non ricordo male, qua, trovato. Qua sopra c'è un cesso. O più precisamente un bagno chimico. Infatti anche una cosa che ormai lo facciamo praticamente quasi per il meme, io e Mirko. Sto anche cominciando a trovare stupido le cosiddette battaglie di cosa è meglio e cosa è peggio. Massimo possiamo disquisire effettivamente cosa il pubblico sta cercando, sta facendo morire e fa passare roba un po' meno ottima. Spesso sono scelte a tempo di rapidità, e il resto è anche quello che ha detto Mirko, o ti fai un tuo record dei personaggi che arrivano alla fine o altro. Sì, sì, però ripeto ragazzi, l'interacti drama, ripeto, è che per me non hanno gameplay. Cioè, non hanno proprio un gameplay. È per me è l'equivalente, non so se me lo ricordate, no, forse siete troppo giovani, se sto parlando come un vecchio, vabbè. Dei percorsi interattivi che c'erano nei Blu-ray dei film. Per me solo alla strega di quelli, né più e né meno. Cioè, per me non cambia un cazzo da... Perché è letteralmente quello, non fai nient'altro. È un po' come nei punti clicca la scusa di farti muovere, che poi alla fine non serviva un cazzo, come diceva oggi Mirko. Allora, quindi
Ma quello, ragazzi, è solo un problema mio. Non sto sentendo. Cioè, ogni volta che mi sentite dire queste cose, so che dovrei dirlo, ma io spero che prima o poi impariate. Sono opinioni. Nessuno qui a sentenziare niente. E Dio mi scampi che io abbia la risposta per tutto. Perché immaginate che palle. No? Cioè, ho sempre la risposta a qualsiasi domanda è concretizzata al 100%. L'unica cosa che effettivamente bisogna dire, che non abbiamo ancora fatto, ma che ci siamo levati uno sfizio ultimamente, tanto non lo leggerà nessuno, a meno che tu non segui Anime World, vai sull'ultimo episodio dell'ultima stagione uscita di Jujutsu Kaisen e troverai un altro nostro commento dove rinfacciamo a tutti quelli che ci dicevano ma voi non ci capite un cazzo, in realtà Jujutsu Kaisen è fighissimo, guarda, eccoli qua, Mr. Ball, che infatti viene chiamato Mr. Ball là, in l'altro come è morto, come si chiama? Bellina. Ok, che carino Mr. Ball, che anche quello è un ora mi fate ricordare, potrebbe Bioshock sarà uno di quelli che porterò su YouTube per lasciarla lì come serie. Perché per il Non lo so. Per la serie. E cosa volevo dire? E ci siamo ripresi una piccola rivincita perché noi in tempi non sospetti avevamo detto che Jujutsu Kaisen era stato troppo pompato, ma palesemente era uno di quegli anime che non è che era così tanto bravo nello scrivere, visto che già dove eravamo arrivati noi stava già andando verso la direzione del non so cosa scrivere, quindi cago un nemico più forte di quello di prima e vi faccio vedere power up uno dietro l'altro. E noi abbiamo detto semplicemente, raga, l'abbiamo già visto, e di solito quando fanno questo è perché non sanno cosa scrivere e anzi e spesso e volentieri si vanno a impelagare in potenziamenti troppo elevati che poi non sapranno più come districare. Morale della favola, ci hanno demolito dicendo che noi non ci capiamo un cazzo, che non abbiamo le competenze, in realtà non ci capiamo niente di manga e anime. Indovinate cos'è venuto fuori come notizia? Avevamo ragione. Dillo più tranquillamente. Che semplicemente tra 5 capitoli chiuderanno Jujutsu Kaisen per il periodo. Perché la gente non se la incula più nessuno e perché lui non ha saputo gestire l'aumento di power up e i propri personaggi, andando a puttane completamente tutto il manga. Ah, l'ha già fatto il cannone? L'ha già fatto abbassare il cannone? Ok, allora semplicemente c'è da far scendere la cosa e ammazzare la gente, vai. Carino trovarli. Ecco, ad esempio, per me Bioshock ad oggi è uno di quei giochi geniali che non rivedremo mai più. Era perfetto in tutto. L'idea del design, l'idea, l'impatto visivo, la narrativa, l'idea delle sorelline, raga. Le sorelline a oggi qualsiasi autore di videogiochi non si sognerebbe mai di fare una cosa del genere, perché verrebbe mangiato vivo. E voi mi direte, ma perché sono carine le sorelline? Ragazzi, vi ricordo che in Bioshock le sorelline voi le ammazzate. Fatelo oggi un gioco del genere. Provate a fare un gioco oggi dove voi ammazzate delle bambine. Però Bioshock per fortuna è nato in quel periodo dove la gente diceva, oh raga, c'è sta di narrativa, non rompete coglioni, la narrativa è quella, se non ti sta bene non ci gioca. E io ringrazio che sia nato, che gli è venuta l'idea, in quel periodo, perché sennò non avremmo mai, oggi non avremmo mai visto Bioshock. C'è molta insicurezza, paura anche di usare, non è che non c'è insicurezza, c'è paura, Simone. Sì, paura. Ragazzi, la paura è venuta fuori per colpa del pubblico. Il pubblico ha creato ormai
un effetto di terrore negli sviluppatori che non osano più. Cioè, se ci fate caso, ultimamente non osano neanche più gli indie. Hanno paura di usare anche gli indie. Quanta gente avete visto ultimamente degli indie che hanno provato ad osare davvero e a portare delle tematiche che dovrebbero essere, aiutatemi con le gigantesche linguolette, scomode. Cioè, invece siamo tutti alla ricerca del solito mettere quella cosa inclusiva, strizzare l'occhio alla comunità LGBTQ+. Che ormai, cioè, non c'è neanche più come si chiama, la libertà di autore. Non c'è più l'autorialità, perché vieni costantemente falciato da quel demonio purulento, puzzolento e ignorante che è il politically correct. La ricerca a tutti i costi del politically correct in realtà ha creato una censura. Poi, quando in realtà il politically correct era il contrario, voleva cercare di sensibilizzare, non di censurare. Ma siccome l'essere umano ma siccome sappiamo tutti che l'essere umano non ha le vie di mezzo, allora in realtà cosa ci mancherebbe, scusami? No, il Jay. Ma niente, questi sono fatti tutti e tre. Hai fatto quello della torretta, che hai fatto te, i due simboli della cripta e il tesoro. Poi ditemi che non vi facciamo vedere tutta la roba noi, eh. E poi qui sopra c'è il tesoro di Capitan Flint, quindi dobbiamo andare solo sopra. E quello è una palla, più che altro facci il salto di finirci sopra, se ti ricordi. E infatti mi dispiace, perché giochi così avanguardistici non li vedremo più, perché gli autori hanno paura di creare qualcosa di autoriale, o meglio, viene creato e poi c'è quelle bestie di Satana che sono i development che gli troncano tutto. Penso forse l'ultima che è rimasta ad avere ancora Econes sotto questo punto di vista potrebbe essere solo la Devolver. La Devolver Digital. Lei paradossalmente, se vedete, punta tantissimo all'idea. Poi cosa c'è lì dentro non gliene frega un cazzo, ovviamente, nel limite possibile. Però la Devolver, se vedi, punta molto. Ad esempio, per farvi capire, la Devolver ha sponsorizzato Cult of the Lamb. Però la Devolver, più che le tematiche, l'interesse è il gameplay dei videogiochi. Poi, se sei un cazzo di genio che crea dei giochi come Inscription, che sono letteralmente basati su, come si chiamano, dei creepypasta, allora lì vinci ancora di più. Perché, ragazzi, Inscription non è altro che basato su un creepypasta. Allora, c'è da cercare. Non è qui. Qui. Ah no, qui aspetta. No. Andando troppo di là all'inizio. Eccolo qua. Ui, ti prego, dimmi che ti ho azzeccata. Che culo, aspetto. Ui. Vai, a lei. Porta a lei all'onore, che è l'ultimo. Volato tutto qua. Morire il mio equipaggio. Ma se vuoi morire cercandolo, accom-
E questo, come avete intuito, era l'ultimo tesoro. Ora possiamo andare ad aprire il coso. O davvero stiamo finendo davvero il coso? A questo punto mi toccherà cambiare il titolo con il Leviatano. Mica davvero tutto a posto? Mm-hmm. Sappiate, ogni tanto faccio così, ma solo perché sono un paranoico di merda. Infatti mi odia mio fratello quando io chiedo troppe volte. Penso che la cosa più semplice sarebbe perché ogni tanto che ti giri si guarda tutto a posto. Mi fai l'effetto opposto. A parte che sarei capace di dirti lo stesso, ma sei tutto a posto. E ti fai cazzo, te l'ho detto ora. Questo, ragazzi, mi è venuto come tic da quando Mirko ha avuto il problema allo stomaco. Là mi è venuto di tic che quando lo vedo strano gli chiedo se è tutto a posto. Perché dovete capire che in casa nostra l'unico modo per far dire le cose alle persone è farle incazzare. Andiamo. Sì. Ci vediamo là fuori. È un po', ma il fascio che dovrebbe farlo vedere anche. Guardate un po'. Se vedete, quella è la raffineria dove eravamo prima. E lì dovrebbe essere la zona dove siamo stati con laggiù. E lì. Quello dovrebbe essere l'inizio, vero? E lì dove c'è Shade. Vedi? Sulla sinistra, la vedi? Di sotto? Sì. Tanto c'è da andare. Ottimo lavoro, amico. E non preoccuparti. Mi serve ancora il tuo aiuto per superare le eventuali trappole della camera del tesoro. Non ti tradirò finché non la troveremo. Mm-hmm. E invece? Scherzavo! È stato davvero un morso divertente. Ma conta dove muori? Smetti di uccidere gli altri. Non sento più. Beh, generale. Non troverai nessun tesoro qui. Stai zitto. Generale. Dov'è il generale? Equipaggio. Dimmi se ce la fai, Fammi sentire quelle urla. Oh, eccoli. Ah, cazzo, c'era un altro davanti. Ok. Non mollare. Che cosa mi stai facendo? Ti salvo, coglione. Ok. Quella è la trasformare più volte. Basta che semplicemente che mi lascia il tesoro. Cioè, mi sono disfatto. Se ti consola, ogni cosa che ti ho detto era vera. Sei un incredibile guerriero, una persona fuori dal comune. Ma io e i miei uomini abbiamo appena raggiunto il punto indicato dal faro. Quindi è qui che ci salutiamo. Lottiamo. Che bello, Andrea, cosa fa la granata? Mm-hmm. Io l'ho voluta provare. Semplicemente spara una granata che esplode, si divide in sei che però ti vengono addosso e esplodono. Ah, aspetta, l'avevo già sentita questa però. Beh, oddio, se c'hai... Sai quello che sei immune alle esplosioni?
Non so se è chiuso. No, comunque fare con le berserk è ottimo. Bello. Ti metti vicino ai mostri, spari le granate sui piedi e via. Se invece non fanno qualcosa, praticamente quella è la granata per suicidarsi e basta. Siamo arrivati sul punto, non c'è una X, ma c'è in compenso un leviatano. Perché va sempre a finire che qualcuno ci mangia? Ma veniamo qui. E ora domani si fa tutta la parte finale. Ok. Ah. Sì. Posso solo. Ti ricordo che c'è anche tutta la stanza del tesoro? E vabbè. Vada là. Ah già, che appunto anche qui velocità di carica, scusa, come si chiama la zona? Perché mi pare c'è anche qui dell'Epetan, giusto? Io muoio. Benvenuto cliente. Allora trovi energia e scudi. Il bunker, the fridge, the Leviathan. Abbiamo una ignota che lo capirete il perché tra poco. E trova la zona super segreta nella stanza del tesoro perduto. E vi faremo del tesoro del Gregor, cazzo. Vi faremo vedere una piccola stanza da una parte. E poi, vabbè, qui il solito buon vecchio simbolo della cripta. Ma ah, è vero, possiamo ammazzare il cane e poi l'altra parte farla domani. Perché adesso ovviamente la cattiva notizia è che il leviatano ci ha inghiottiti. Quella buona è che ci sta portando alla camera del tesoro, quella migliore. Ricordi il mio animaletto rosco? E non so se vi ricordate, Rosco è un rack hive. E ovviamente se la prendete, no? Non doveva dire qualcosa. No, nella scritta c'è scritto proprio ladro. È vero, aspetta. Sì, ladro. Questa è la parte in cui muori. Che hai detto? Questa è la parte in cui quando tu muori? Ah, già sta facendo seggio a tutto il giro. Ok. Non mancano sempre 3 minuti. Se non ci si fa, Sì, sì, mi ha. Beh, ti sono solo 2 minuti. Spera. Io che finisce la live con la fine del coso. Da poi quella di domani con 2 minuti di questa situazione. Ti ricordo che c'è sempre la roba fine coso. Ok. Ecco davvero come è fatto il Leviatano. Un po' uno schifo in realtà, però vabbè. Ci siamo, amico mio. Distruggi il Leviatano e il tesoro sarà tutto tuo. Help. Non morirai oggi, morirai ogni giorno. Ok.
Fare due. Poi l'altra cosa di qua. Fare tre. Allora dovrebbe uscire quello del collo. Ah già, è vero, c'è da rompersi i coglioni con loro. Ok. E ora l'elite. Dai zitto. Questo viola. Oh. Allora, due? Ne ricordo una. Vai, facci vedere la linguettina. Bravo. E addio al Legatano. Sono stati incredibili, non è vero Lion? Nastro danneggiato. E niente. Io Shade lo amo. Per me è l'eredità di TK Baha. È TK o TJ? Mi pare TJ. TK è Tolkien. Vabbè. Ok, andiamo a fare le sfide? Ma soprattutto quello che piace di più in questi giochi dopo che hai sconfitto il boss finale? Il? Bottino. Esatto. Ah, ma anche te adesso un lato di bottino. E andiamo a aprire la cripta. Sì, perché anche lui era un guardiano della cripta. Direi che è abbastanza palese che anche questa era una cripta. Sì. Finisce la storia di come i cacciatori della cripta sconfissero l'infido Capitan Scarlet e uccisero il Leviatano. Mentre non lo faccio io, parte in automatico. Si resero conto che pur avendo trovato l'armeria perduta di Capitan Blade, il vero tesoro delle sabbie era sempre stato dentro di loro. Fine. Com'era? L'ultimo pezzo sembrava davvero falso. Già, suonava forzato, vero? Molto. Ma per il resto, ma che cosa lo so? Piuttosto bene per uno sporco orfanello. Grazie. Mi dissocio. Figurati, devo pure insegnare a qualcuno a raccontare queste storie per quando non ci sarò più. Tanto vale che sia tu. Già, ti voglio bene, Marcus. Beh, strano. Ok. Là. E ora godiamoci il tesoro. Allora. Prima sfida, il tesoro nascosto. Allora, il tesoro è in cima, quello standard. Quello nascosto invece è più in basso. Dovrebbe essere a questa altezza, se non ricordo male. O forse anche un pochino più basso. Insomma, nelle zone basse ci dovrebbe essere una rietranza. Eccola qua, aspetto. E questo è il tesoro nascosto, prego. Ricordo che qui si fanno milioni, Mirko. Soprattutto speriamo di solo per trovare qualche leggendario, sarebbe carino. La vera palla di questo New Game Plus con il boss finale di nuovo. Mi pare sì, questo te lo fanno riaffrontare, Simone, sai? Ricordate che c'era anche nel primo, che c'era quel boss che ve lo facevano, che ti facevano rifare il boss finale? C'è anche qui, che è esattamente qui. O questo, quello dei pirati che ti rifà fare il boss finale. Il New Game Plus non c'è qua. New Game Plus è un po' alla Diablo 2. Che poi è letteralmente, effettivamente, sì, un New Game Plus. Che è l'aumento di difficoltà. Quello che poi abbiamo già sbloccato finendo il gioco. Che è la modalità... vero cacciatore. Hunter. Mm?
No. E lo sai, cioè che poi è bello che questa cosa, ripeto, con il sistema di movimento del 3 qui saremmo già in cima. Cosa? Ok, qui c'è un muro invisibile. Là. Là. Sei riuscito ad arrivarci? Là. 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 E vai! Allora, appena lei è sopra, mi dica da che parte, sul centro o laterale, vuole aprire. Io proprio gli accio. Tanto apriamo tutto. E poi guardiamo cosa ci ha dato. Ok. E ora facciamo il giro. Leggendario. Sì. Una high-tech. Le attack io non, ragazzi, non ce la farò mai, non riuscirò mai a farmele piacere. Ah, guarda, un leggendario, quello dicevi te? Un cecchino convenzionalizzato. Vabbè. Guarda, questa si vende tutto. Ok, andiamo a finire, perché ora c'è l'ultima cosa che bisogna fare. E l'uscita... No, lì da dove siamo arrivati, vero? Boh, vabbè. E qui da dove siamo arrivati, nel Leviatano. Ma noi non bisogna andare lì. Bisogna andare all'altra. Dovrebbe essere qui, no? Mirko? E mi conferma? No. Circolare. Allora è sempre del Leviatano che c'è, poi quello che ti porta all'altra stanza. Sì, comunque sì. E il simbolo della cripta è esattamente proprio nella parte finale. Ora mentre ci siamo facciamo letteralmente tutto, ci leviamo dalle palle, almeno domani letteralmente si inizia. La forza del massacro. Allora, tanto ripuliamoci dei pesi della vita. Dovrebbe esserci il vendor. Io sto trovando una marea di muri invisibili. Benvenuto nel mio la troia. Ok, allora il simbolo della cripta dovrebbe essere di qua, giusto Mirko? Dovrebbe, non mi ricordo se è qui in fondo o di là. Eccolo. Opla. E anche questa sfida è completa. Perché noi siamo in realtà picchissimi, vero? Allora, non so se hai notato quanti guardiani ci sono su Pandora. E dulcis in fundo, come vi avevo detto, con la fine del gioco, anche per quanto concerne la parte iniziale, fantastico, l'ultimo simbolo della cripta.
come avevo detto all'inizio, proprio Oasis non avreste potuto fare tutti i simboli della cripta, perché l'ultimo è dietro a questo cancello che si apre solo e unicamente alla fine del gioco. Andiamo dal nostro Shade a dirgli che siamo riusciti a battere il Leviatano e a prendere il famigerato tesoro di Captain Blade. Captain Blade. Hello Shade, how are you? Come si dice sei assetato? You are no, angry, affamato. Ti assetato? Vabbè, non bene. Allora, tonificante. Ho la testa per la sirena. Ho notizie urgenti. Il potere ha dato alla testa un ingegnere Hyperion nel deserto. Forse le cose aliene di questo pianeta gli hanno corrotto la mente, non saprei. Ho un piano. Tu lo buchi molte volte con dei proiettili e lui muore. Fai attenzione, però è molto potente. Ok. Ti conviene farti aiutare. Hyperion è l'invincibile, non ve lo facciamo vedere, è quello che vi abbiamo fatto vedere dove si trova, è nella zona dove ci sono i Crystalic. E più c'è in carino questo, se volete prendere altro equipaggiamento. Captain Blade ha costruito il Magnus Lighthouse qualche anno prima di morire. Li potete fare letteralmente, come si chiama, l'ultima espansione. Come ultima cosa io direi, prima di chiudere completamente, salto a Sanctuary. Vediamo se c'è da prendere qualcosa con tipo Iridium, roba del genere, e poi si chiude direttamente lì, e lì si usa come fonte per il prossimo DLC. Questo ragazzi, tra i DLC disponibili per Borderlands 2, è quello secondo me più fiacco. Introduce tante nuove cose carine, quali i serafini, perché sì ragazzi, personaggi. No, Scarlet, sei sicuro? Era il primo che era questo? No, Andrea, di cui mi pieni sì. C'è Scarlet, c'è Shade, poi è letteralmente una gigantesca nuova mappa, cioè di gigantesca nuova zona. Non so se avete visto quante zone comunque sono passati. Sono stati 3-4 episodi ragazzi per un'espansione, e questo è per quello per cui io e Mirko definiamo espansione e non una semplice DLC. La voglia di creare. No, 100. Scegli qualcosa. 100. Le granate potrei aumentare, che effettivamente non l'ho ancora aumentato e non so per quale. Non so per quale motivo. Ok. Salvo. Quindi ragazzi, la prima espansione palesemente per noi è un 6.5-7, perché comunque fa il suo, ti dà qualcosa in più, introduce roba, ma è carina. Poi capirete perché sarà quella più debole, perché noterete che le altre saranno, forse questa la potrei mettere quasi a pari con quella di Hammerlock. Effettivamente la cosa è sempre quella, una un po' me e una fottutamente divertente, una me e una fottutamente di Hammerlock. Io secondo me lo trovo anche meglio di questo. Sì, però se ci pensi bene, se poi la paragoni a quella dopo, poi sì, è la stessa cosa, perché questi sono, ti ricordo che sono a 2, questa è un DLC che parte dal 15 e arriva fino al livello 30, mentre quelle di Hammerlock e Tinitina partono dal 30 fino ad arrivare al 60, se non ricordo male. E se ci pensi bene fanno la stessa cosa, di cui è divertente ma ti aspetteresti di più, e poi ti spunta un, quale facciamo domani, la corsa al massacro, The Carnage e Assalto alla Rocca del Drago, che sono fantastiche. Niente ragazzi, come sempre noi vi ringraziamo tutti quanti per averci tenuto compagnia, ci vediamo domani sera sempre qui con Borderlands 2, con l'inizio della seconda espansione di Borderlands 2. E niente ragazzi, dovrò cambiare il titolo perché ci metterò Leviatano e tesoro. Vabbè, meglio che almeno quello lì almeno capiranno di più rispetto a quello che abbiamo scritto noi. Titolo sarà Ano Ano Leviatano. Voglio bene.